si affronta il Padova, una delle corazzate di questi playoff. Vorrei cominciare dalla brutta notizia che è arrivata ieri, perché gli squalificati dell'Avellino non saranno più due ma saranno quattro, tra cui c'è anche il portiere titolare. Insomma, si fa leggermente più complicata la situazione, però insomma, che Avellino vedremo, come andrà affrontata questa squadra? No, prima di tutto bisogna vedere quelli che recuperiamo, come stiamo, un sacco di cose. Il problema è che quando si dà troppa importanza a delle persone che secondo me con il calcio ci hanno poco a che fare, perché una volta la procura si limitava a vedere che non succedesse incidente all'arrivo del pullman, negli spogliatoi, e quello secondo me è una cosa giusta. Però che stiano lì a fare i preti in campo non esiste. Non esiste poi che ci sia due versioni, no? Cioè chi bestemmia e piglia la multa e chi bestemmia e viene squalificato. Non so su che criteri stanno andando, non lo so. Onestamente faccio anche fatica a capire. Qui è un campo di calcio, non è una chiesa. Può scappare, dispiace, ma può scappare. Qui non è un giochino. Qui ci si gioca un sacco di cose. Anche chi viene a vedere queste partite, a fare la procura, che poi sono avvocati, sono giudici, sono gente che si viene a passare una domenica, non può. E poi il brutto è che sono del luogo, sono della zona. E quella è la cosa più brutta, no? Sembra quasi che ti vogliano punire, anche perché è forte. Adamo qualcheduna la può anche tirare, no? Perché è esuberante, ma forte. Fa fatica a volte anche a soffiare, figurati se bestemmia. Però è andata così, bisogna guardare oltre, non piangersi addosso e cercare le soluzioni. Tanto non serve a niente piangersi addosso. Per noi è così. Lettura di una domanda che mi ha girato il collega Annibale Discepolo, che non è riuscito a connettersi tramite Zoom. Mister Braia è un avversario, il Padova, che come l'Avellino ha tenuto duro, ha sofferto, lottato ed alla fine ha messo un piede nelle semifinali, ineluttabilmente capitalizzando soprattutto l'esperienza di due allenatori navigati quali lei e Mandorlini. In 180 minuti ci si gioca una stagione, nei 90 dell'Euganeo. Che Avellino vedremo, e conterà l'effetto notte pensando al match contro il Palermo? No, io noi onestamente su che Avellino vedremo, dobbiamo, l'ho detto prima anche al collega, dobbiamo vedere chi recuperiamo, come stiamo e quello che vogliamo fare. Ogni partita presenta una storia diversa, una situazione diversa, un atteggiamento diverso. Non si può sapere il venerdì come giocheremo, dobbiamo provare, verificare e poi vedere. È chiaro che l'esperienza, secondo me, poi alla fine vuol dire anche vecchiaia. Tra me e Mandorlini molto probabilmente siamo abbastanza vecchi tutti e due, ma mi sa che lui è pure più giovane, non vorrei dire una bischierata, ma non lo so. Perciò mi auguro di vedere un Avellino come sempre, tosto, caparbio, alla ricerca continua del risultato, delle motivazioni, che se scendiamo di motivazioni diventiamo sempre abbordabili per tutti. Spero proprio che continuiamo su questa riga e che ci andiamo a prendere quello che secondo noi ci meritiamo per l'atteggiamento che abbiamo avuto, per le difficoltà che abbiamo quotidianamente. Perciò vediamo. Rino Sciosci al giornale dell'Irpinia, prego. Non riesce Rino, allora Titti Festa. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, mister, volevo chiederle, perché ha detto dobbiamo vedere chi recuperiamo, se ci fa un po' il punto su chi eventualmente non vede, non sta bene, stanco, anche perché insomma la formazione riconfermata era quasi sempre la stessa, nonostante poi i giocatori subentrati. E poi la seconda domanda è una curiosità. Sto notando un Braio più sereno durante le partite, cioè teso ma più controllato. E anche nella gestione del gruppo so che lei cambia un po' atteggiamento, cioè durante l'anno è un martello pneumatico, durante i playoff mette i giocatori in una situazione di maggiore serenità, cioè anche i suoi ex giocatori mi dicono lui sì, ti porta addirittura due giorni prima ma non ti fa sentire la pressione. Questo è anche un segreto suo, visto che è uno specialista dei playoff, cioè questo cambio di atteggiamento.
No, io non credo di essere uno specialista di niente. Io credo di fare l'allenatore, di farlo come mi riesce, a volte bene, a volte male. Qui non si tratta di essere specialisti, qui si tratta di capire i momenti, perché è inutile che se arriviamo a una stagione dove siamo stati sempre in trincea fra vari motivi e continuiamo poi a chiedergli cose impossibili, secondo me ci facciamo solo del male. Perciò io voglio la serenità da parte loro. Ci basta un giorno, due ore per capirsi, per fare le cose in una certa maniera. Non è che tutti i giorni dobbiamo stare lì addosso a questi ragazzi. Vanno anche fatti lasciare un pochino liberi, ci prendiamo i nostri spazi, le nostre cose, però la partita la prepariamo il giorno prima, la sera prima, poi dopo devono tirare fuori quello che hanno sempre avuto dentro, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda gli assenti, le cose, c'è preoccupazione per la stanchezza di alcuni, c'è preoccupazione per qualcuno che ha avuto qualche problema e che stiamo cercando di valutare e di recuperare. Però non ci dice chi? Assolutamente no, non ci mancherebbe altro. Penso di aver risposto a tutte le domande, no? Perché ogni tanto me ne dimentico qualcuno io, però... È l'età, speriamo si dimentichi anche Mandorlini, manda a campo 11 giocatori. Vediamo un po'. Marco Festa, prego. Mister, buongiorno. Buongiorno a lei. Sicuramente la nota positiva è l'atteggiamento di chi è subentrato a gara in corso, che sarà chiamato a sopperire a questi assenti. Pane, De Francesco, rientra la Ezza, insomma tutti hanno dimostrato, chi gioca dall'inizio a gara in corso, di dare il proprio contributo. Quindi immagino che lei confidi in questo e volevo chiederle, per quanto riguarda il ritorno in casa, anche questo non è un dettaglio, e poi sul Padova, tanti calciatori, uno lo conosce in particolare che è Cosimo Chiricò, molto ispirato, le individualità non mancano, il Padova, ma l'Avellino ha dimostrato che da squadra può mettere in difficoltà chiunque. Grazie. Noi lo sappiamo che loro sono una squadra costruita per vincere, basta vedere le alternative che hanno in panchina, ci fanno una squadra di Serie C per poter vincere con quella rosa lì. Però è chiaro che in due partite ti giochi tutto un campionato, è chiaro che bisogna vedere come ci arrivano loro e come ci arriviamo noi. È chiaro quello che vogliono loro e quello che vogliamo noi. Sono 3.000 cose, 3.000 sfaccettature. In queste due partite abbiamo visto che Chiricò sta benissimo, abbiamo visto che ci hanno giocatori in grado di fare la differenza. Abbiamo visto tutte le loro potenzialità. Però è chiaro che noi in campo ci andiamo con la nostra voglia, le nostre motivazioni, il nostro modo di essere. E poi vediamo, al di là delle difficoltà del momento, è chiaro che dobbiamo andare oltre. Questa è una partita speciale, giochiamo di sera, abbiamo avuto un po' più tempo per recuperare. Vediamo come ci presentiamo, vediamo anche quello che riusciamo a fare di diverso. Vediamo, perché è una partita molto difficile, da non subire troppo, perché sennò c'hanno la qualità per farti male. Bisogna essere un pochino più aggressivi. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare in questi due giorni. Per quanto riguarda il ritorno al Partenio, sì, se ci fosse le persone, i tifosi, sì, sarebbe un grande vantaggio, ma qui si parla di 1.000 persone, che poi più delle volte entrano sponsor, entrano quello, entrano quell'altro, i tifosi, quelli che poi urlano e fanno casino, stanno un po' fuori. Cioè è un po' un controsenso, no? Abbiamo visto lì contro il Sud Tirol, nel Bassani 200, hanno fatto un casino come se fossero un 2.000. A noi ci serve quella gente lì, non ci serve i professori o i criticoni del momento. A noi ci serve i tifosi veri, la gente che ci vuole bene. Tutto qui. Poi il resto sta a noi in campo. Do lettura della domanda di Rino Scioscia, che non è riuscito a formularla. Mister, questa squadra ha dimostrato grande solidità morale e mentale, oltre ad una grande capacità di sofferenza, tutte qualità fondamentali per questo tipo di gare. Ritiene che questa ennesima ingiustizia della squalifica di Forte e Adamo possa fungere da ulteriore stimolo per la sua squadra? Io penso che questa squadra qui non abbia bisogno di stimoli. Abbia dimostrato che di averne abbondanti di stimoli. È chiaro che fa girare le scatole, per non dire qualche altra cosa. Queste sono situazioni, lo ripeto, l'ho detto alla prima domanda,
che non c'entrano niente con il calcio. Qui non siamo in una parrocchia, qui siamo in un campo di calcio, può succedere, non ne sarà corretto, non sarà bello, tutto quello. Anche a me mi hanno beccato una volta e tiravo un moccolo. Ma cosa devi fare? Se ti incavoli, ti incavoli, non è che sta a pensare, poi dopo si chiederà perdono, si farà 10 Ave Maria, ti devo dire. A me mi viene da ridere, io meglio ride che piangere, ti devo dire la verità, perché secondo me, lo ripeto, la procura non deve essere locale, perché se è delle zone come vengano da noi, da Napoli, da Caserta e così da altre parti, c'è qualcheduno che se vieni buttato fuori in questo tipo di gare, secondo me gli gira un po' le scatole e alla fanno il modo di fartela anche pagare. Non voglio andare troppo oltre, però l'atteggiamento, le cose, poi non dicano niente. Non dicano niente. La cosa più brutta è che scrivano e si nascondano dietro una penna. Io penso la cosa più brutta è questa. Massimo Iepariello, prego. Buongiorno mister. Buongiorno. La vedo caricato al video e questo ci fa sicuramente piacere. Io sto proprio bene. Rispetto alle due trasferte di Palermo e Sud Tirol, credete che la squadra debba migliorare la gestione del possesso ed essere forse più cattiva in fase di partenza? Alla fase di ripartenza abbiamo avuto qualche buona occasione, abbiamo sbagliato, lì si tratta di scelte e le scelte a volte te la fa la qualità del giocatore, no? Bernardotto è uno che dovrebbe lavorare molto prendendo i palloni, li abbiamo fatto per un periodo, poi però sta a lui continuare a farlo, perché se io glielo lo obbligo non ottengo niente da lui, io glielo ho fatto vedere che deve fare. Abbiamo durato una settimana e poi non si è più visto. Io non vado a cercare nessuno, perché se vuoi imparare deve partire da te. Sulla fase del possesso, sai, essendo un uomo o meno, per dire la partita precedente abbiamo avuto un buon palleggio, un buon possesso. E là era un pochino più dura, perché poi giocando con i quattro attaccanti a un certo punto hanno alzato anche Casiraghi, che di solito gioca molto fra le linee. Sono venuti a mancare certe fraseggi, ti mancava un uomo di spessore davanti che ti aiutasse a salire per gli appoggi, perciò abbiamo fatto di necessità virtù. Domani è una domani l'altro è una partita diversa, è chiaro che non li dobbiamo subire troppo, non devono giocare liberamente, perché se giocano liberamente noi perdiamo, questo è poco ma sicuro, perché tecnicamente ci sono superiori. Come individualità ci sono superiori, perciò noi dobbiamo correre più di loro, avere più fame di loro e non farli mai giocare liberamente nemmeno per un secondo, se vogliamo fare i risultati. Tutto qua. Federico Spinelli. Salve mister, buongiorno. Le volevo chiedere, il Padova sicuramente era una delle squadre più temibili fin dall'inizio, come ha detto anche lei, ha delle ottime individualità. Però nell'ultima partita qualche falla l'ha mostrata, quindi le volevo chiedere se secondo lei è stato semplicemente perché venivano da un vantaggio abbastanza sostanzioso e quindi magari non sono scesi in campo la giusta cattiveria, oppure hanno effettivamente dei punti deboli ben attaccabili. Ma io penso che loro hanno cercato di gestire la partita al ritorno cambiando 6 persone rispetto alla partita d'andata, anche perché la rosa probabilmente glielo consente, e come hanno preso il primo gol, vedendo la partita che abbiamo visto, sono andati in difficoltà e poi ci sono rimasti, perché Renate gli poteva fare altri 3 gol, hanno preso 2 pali. Sono scelte, però anche le motivazioni, secondo me, come hai detto giustamente te, sono entrati in campo non con quella giusta e hanno rischiato di essere sbattuti fuori. Ci sta, nel calcio se non vai con la testa giusta ti buttano fuori, non c'è niente da fare. Allora, le ultime 2 domande, Pietro De Concilis e Maria Stanco, nell'ordine. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Siccome si entra in una fase sicuramente dove il campo dirà ciò che chi è la più forte, visto che non ci sono più vantaggi di testa di serie e soprattutto ci saranno eventualmente supplementari e rigori, in questo senso preparerà la squadra in questi giorni anche su questo fondamentale? E poi un'altra domanda su Pane, come l'ha visto anche dopo la notizia della squalifica di Forte? Allora iniziamo da Pane. Pane è un portiere affidabile, l'ha sempre fatto bene, a parte un'uscita che ci fece pareggiare a casa
però ha sempre dato ottime garanzie. È un portiere d'esperienza, non penso che si faccia sconvolgere la vita. A Catanzaro entrò all'ultimi 30 secondi prima di entrare in campo e stava meglio in campo, perciò su pane io sono tranquillo. Sì, ma di solito più o meno noi, finito l'allenamento del sabato, si divertono sempre a tirare rigori, più o meno un'idea ce l'hai. Speriamo di non arrivarci, speriamo che siamo così bravi da metterla a nostro favore queste due partite e poi vediamo. Grazie. Prego. Maria. Buongiorno mister. Due domande. La prima, vista la difficoltà, c'è qualche possibilità di vedere qualche minuto in campo Luigi Silvestri? E la seconda domanda è su Maniero. Volevamo sapere come sta, visto che lei l'altro giorno ha fatto la battuta, ha detto Maniero è sempre stanco. Volevamo capire se è ancora stanco. No, è stanco da una vita, Maniero. Il problema... Maniero è sempre stanco. Se lo vede stanco, devi vederla mangiare. Al di là di tutto, Maniero sta facendo, secondo me, dei playoff sotto l'aspetto dell'impegno, delle cose bellissime, mi piace ogni posto di niente. Però sta bene, sta recuperando, tanto lo sa da sé lui il limite, viene vicino, 5 minuti, ho capito, tanto me lo dice lui quando le vado. Luigi dipende da lui, dipende da come si allena, dipende, perché il problema di Luigi in questo momento è che ha una leggera zoppia che non gli permette poi negli spazi brevi di essere reattivo come sempre lui, perciò è inutile che noi mandiamo in campo, se non sta bene Luigi, che facciamo tutti una figura del bischero e soprattutto la fa lui a me, la prima cosa che mi dispiacerebbe questa è per lui, perciò è così,